Via. Egregio signor Sindaco e autorità, egregi cittadini e cittadine, e cari ragazzi che ci state seguendo, ci ritroviamo per celebrare la giornata della memoria in un momento particolarmente difficile per la nostra comunità. E ci troviamo anche con questa modalità nuova che ci dà la possibilità di essere in contatto, pur se non possiamo essere vicini. Per questa organizzazione ringraziamo il signor Sindaco. Questa modalità di celebrazioni a distanza ha forse fatto sì che le iniziative organizzate siano tantissime e forse raggiungeranno anche persone che abitualmente vi partecipano, e questo mi fa ovviamente piacere. Dobbiamo però comunque sempre fare attenzione affinché la celebrazione della giornata della memoria non diventi un rituale, ma sia un momento di riflessione profonda. Immagino e spero che tutti coloro che ci vedono sappiano che cosa ricordiamo: lo sterminio del popolo ebraico, le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che come me si sono stati deportati e tutti coloro che sono morti nei lager. Purtroppo una percentuale sempre crescente di italiani nega l'esistenza della Shoah e quindi di tutta la deportazione e lo sterminio. A queste persone rispondo con la mia presenza oggi e con la memoria di mio padre, di molti amici, compagni e compagne morti nei lager. Le molte iniziative che sarà possibile seguire grazie a questa modalità di partecipazione forse si toccano emotivamente. Le immagini dei corpi straziati senza vita, senza dignità, le descrizioni delle violenze sofferte, delle sofferenze patite di milioni di bambini, di donne e di uomini ci raggiungono nell'animo. Ma l'emozione deve essere il veicolo per una riflessione sul significato della memoria. È necessario interrogarsi e riflettere su come sia stato possibile dare spazio e tempo ad un progetto di sterminio e annientamento che prendeva origine dall'individuazione di un nemico su cui concentrare tutte le colpe: gli ebrei, gli oppositori del regime, i disabili, i diversi. Quante capacità e intelligenza sono state messe a disposizione di un progetto così terrificante? A questa indifferenza gli ha permesso di marciare fino al compimento di una macchina di sterminio mostruosa. Questo è il punto. L'emozione, la compassione ci sono e ci devono essere. L'emozione mi invade quando rivedo quello che i miei occhi hanno visto quando avevo 17 anni e mi emoziono ancora ora. Pensando al momento in cui ero tornato da Dachau, ho visto mio padre, mia madre, ma poi ci è voluto la conoscenza, lo studio di quello che è accaduto e soprattutto delle cause e dei responsabili. Per questo sono molto contento nel vedere la partecipazione attiva degli studenti che anche quest'anno hanno realizzato la posa delle pietre in ciampo e di tutti i ragazzi che partecipano ai vari progetti di dati. Amen. Anche quest'anno ho partecipato alla realizzazione delle pietre in ciampo di tutti i ragazzi che partecipano ai vari progetti didattici. Questi ragazzi hanno studiato e conosciuto le storie delle vittime del nazifascismo di questa città e del Friuli occidentale. Hanno conosciuto la deportazione che è avvenuta in questo territorio, una deportazione essenzialmente politica in cui sono finiti i partigiani, coloro che hanno cercato di aiutarli come Bruno Marzotto, Antonio Zilli e anche tutti i civili presi per rappresaglia e ritorsione. Questo è il modo di costruire e custodire una vera memoria collettiva
che possiamo sentire vicina, una memoria che deve essere tutelata anche attraverso i suoi simboli e i suoi luoghi, come è impegnato a fare il Comune di Pordenone, che ringrazio per lo spazio che ci ha assegnato dopo una tribolazione durata mesi. La valorizzazione della memoria del grande contributo delle deportate e dei deportati agli ideali di libertà, di giustizia, di pace come elementi fondamentali della formazione democratica delle giovani e future generazioni. È un impegno costante dell'ANET, di ANET a me, e mio personale, che dedico ai miei compagni di sventura che non sono più tornati e a tutti coloro che in questi luoghi